saranno le prossime tematiche delle elezioni regionali pugliesi che si terranno il 28 e il 29 marzo. Questa settimana l'incontro prevede un parterre d'eccezione con i quali intendiamo parlare principalmente di cultura e politiche giovanili. Io invito, qualora desideraste avere maggiori aggiornamenti e approfondimenti su queste elezioni, a collegarvi sul sito elezionipuglia2010.it, che è un sito che Saletto Web TV ha creato appositamente proprio per ospitare video, news e quant'altro su queste elezioni. Presento i nostri ospiti, un parterre, come dicevo, di prima qualità. Abbiamo Giuseppe Vernaleone nella lista dei pugliesi per Palese presidente, poi abbiamo Salvatore Negro nella lista UDC per Adriana Poli Bortone presidente e Sergio Blasi per il PD per Vendola presidente. Buonasera a tutti e tre. Allora, partiamo subito con una domanda sulla cultura. La cultura ovviamente è uno dei temi di grandissima attualità di queste elezioni regionali, e mi sembra anche di capire che ci sono delle diversità di vedute piuttosto ampie relativamente a quella che è la direzione che la cultura dovrebbe prendere nella Puglia e nella provincia di Lecce in particolare. Perché io volevo sapere appunto qual è la visione per voi che la cultura assume in questo territorio, quale direzione dovrebbe prendere. Io credo che il centro-destra, che propone un modello sicuramente differente, ci debba essere un approfondimento utilizzando delle risorse che non sono state fino ad ora prese in considerazione nella delegazione moderata, per costruire, quello che dicevo prima, una pratica utilizzando la notte e la taranta di dove è presente, cioè Milano, utilizzare altre iniziative a Bari, a Brindisi, ed esportarle, e non esportare una risorsa culturale che deve mettere in rete il nostro territorio, la Puglia e quindi il Salento, unicamente attraverso delle inutili fiere, come abbiamo visto. Io una proposta la faccio subito. Dal 1999 e fino al 2004, periodo in cui ho smesso di fare il sindaco, io ho proposto e avevo un protocollo d'intesa comune, regione, università e successivamente anche il Ministero dei Beni Culturali. Queste esperienze credo che qualcuno di voi le conosca, se non direttamente anche attraverso le amicizie, che ha consentito di organizzare delle campagne di scavo con gli studenti, con i laureati, con le cattedre di archeologia della nostra facoltà, e ottenendo due risultati. Uno, la ricerca scientifica sul campo, la ricerca archeologica, un ritorno quindi in termini pratici nel nostro territorio. La seconda, un'esperienza di lavoro, un reddito se non proprio diciamo quello ottimale, ma comunque un modo per sostenere i ragazzi nell'attività loro di ricerca, e quindi questo è un'esperienza che secondo me va implementata e va magari estesa non solo nelle singole realtà ma anche in quello che per la provincia. Io penso che noi, se pensiamo alla cultura come semplicemente un cartellone di spettacoli da nostre parti sostanzialmente semplicemente estivi, siamo sulla strada sbagliata. La cultura invece è una grande infrastruttura che è in grado di tagliare trasversalmente i settori della vita della comunità, del paese, del territorio. È un po' un'idea di governo che sta a questa idea, come l'acqua nel freddo di un torrente, lo segue e lo modifica. Se la bussola dentro il quale noi orientiamo la nostra idea di governo ha tra i suoi punti fondamentali, tra i suoi punti cardinali, la cultura appunto come straordinaria ed importante infrastruttura. Anche quando decidiamo di fare un piano regolatore generale, quando decidiamo di costruire un parco, quando persino decidiamo di costruire un marciapiede, lo si fa in maniera differente. Cosa voglio dire? Voglio dire che la cultura è essenzialmente la definizione